Oggi è l'ultimo giorno con il cappellino di Natale. E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91, auguri di buon anno, auguri di un buon 2017. Ci ritroviamo qui con il nostro Hellas Verona nella modalità carriera allenatore. Oggi affronteremo il Bologna, il Milan e il Frosinone. E nell'ultima puntata avete notato cosa è successo: espulsioni, infortuni e rigori non dati. Oggi però, anche con tutti questi fattori contro, cercheremo di portare a casa 9 punti per avvicinarci alla vetta e sperare ancora nello scudetto. Andiamo a fare subito la formazione e cerchiamo subito di battere nei primi minuti il Bologna e chiudere subito la partita. Eccola qui la formazione dell'Hellas Verona che affronterà il Bologna in trasferta, con le ali Mattiello, Ranocchia, Barzagli e Pisano. A centrocampo Sanchez, Pirlo e Viviani, quindi il centrocampo è quello titolare. Non si può dire la stessa cosa dell'attacco, con Luppi, Pazzini e Siligardi. I sostituti sono Lombardi, Helander, Supren, Romulo, Mandragora, Mancini e Ganz. Abbiamo davvero tanti infortunati come Boaci, Rodolfo Vera, Di Francesco, diffidato Cerci, vabbè non ne parliamo perché è stato espulso. Non giocheranno Caracciolo e Greco. Andiamo in partita. Eccola qui la formazione del Bologna con Mirante in porta. Il modulo è un 4-3-3. In attacco c'è, attenzione, destro, e c'è anche Verdi che è un gran bel giocatore. Tutto pronto, il Bologna batte. Sanchez non accompagna, Pirlo prova a chiudere, c'è una deviazione, la palla rimane lì e c'è Leali. Torosidis, Verdi, non sa, perde il pallone Sanchez, attenzione Sanchez, ha spazio, prova il tiro! Oh mio Dio, prima vera occasione al 20esimo, grande destro di Sanchez, il pallone esce fuori di pochissimo, rivediamolo, eccolo qui, mamma mia! No, 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 Barzagli a vuoto, attenzione, il tiro, Leali ci salva! La seconda occasione di questo primo tempo è firmata Bologna, grande, grande! Saltano Barzagli come fosse nulla, poi Leali fa il miracolo. Che tiene il pallone, vediamo se Barzagli questa volta... No, si è fatto saltare incredibilmente. E nulla da fare, Bologna che ha un bel 60% di possesso palla. Un Hellas Verona che ha creato una sola occasione con un tiro dalla distanza di Sanchez e un'occasione solo per il Bologna. Partita equilibrata. L'Hellas Verona non gira più come prima. Secondo tempo, speriamo bene. Sanchez per Pazzini. Pazzini prova ad andare. Il tocco a Pisano. Pisano la prova a mettere in mezzo. Fallo di mano. Fallo di mano. Lì era al limite dell'area di rigore. Vede l'inserimento di Pirlo. Le la dà troppo in ritardo. Attenzione a Pirlo per Pazzini. Pazzini subito per Pirlo. Pirlo! E la para Mirante. Entra Mandragora, esce Pirlo. Entra Romulo, esce Viviani, esce Pazzini, entra Ganz. 84esimo. Munier, il tocco a Donza, ancora un tocco, sbaglia tutto. Può ripartire l'Hellas Verona. Mancano 5 minuti, l'Hellas Verona deve portare a casa 3 punti, il tocco a Ganz. Ganz vede l'inserimento, attenzione Romulo! Romulo! Mamma mia! Mamma mia, che gol! Bello l'assist di Ganz, ottimo! Ottimo! Signori, 1-0 alla fine, sempre su misura sblocchiamo, sempre su misura vinciamo! Guardate, guardate che tocco! Che colpo di testa, cambi azzeccatissimi. 1-0, Hellas Verona, 3 punti a casa. Non è ancora finita. Finisce. Vittoria proprio tirata per i capelli. Grande Romulo, ma grande Ganz. Finalmente è stato decisivo. Ecco i risultati della 31esima giornata di campionato. L'Inter vince 3-0 contro il Cagliari. Occhio, la nostra prossima avversaria, ovvero il Milan, ha perso in casa 2-0 contro il Bologna. La Roma ha perso 2-1 in casa contro la Fiorentina. L'Udinese vince 2-1 in casa contro l'Atalanta. La classifica. Le prime 3 posizioni sono davvero combattutissime. Napoli a 74,
Inter a 73, Juventus a 72 e in quarta posizione con un bel po' di distacco, 10 punti dalla vetta, c'è l'Hellas Verona che adesso affronterà il Milan che è dietro di 12 punti. E adesso il match contro i rossoneri. E questa è la formazione che l'affronterà con Leali, Mattiello, Ranocchia, Barzagli e Rodolfo Vera, ovvero la difesa titolare. Al centrocampo Sanchez, Mandragora e Romulo. In attacco Siligardi, Pazzini e Cerci che ha scontato la squalifica. I sostituti sono Lombardi, Helander, Supreen, Viviani, Greco, Mancini e Ganz. Non giocheranno proprio Caracciolo, Pisano, Pirlo e Luppi. Sono infortunati Di Francesco e Boaci. Eccola qui la formazione del Milan. In porta c'ha chi? Chi? Vabbè, non lo conosco. Gioca con un 4-3-3. Bonaventura, Bacca e Ondà in attacco. Iniziata. La tocca a Rodolfo Vera. Salta l'avversario in scivolata. Pallone in mezzo. Colpo di testa. Prima occasione. Prova ad andare Cerci. Eccolo qui Cerci. Cerci palla al piede. Cambia fascia, attenzione, c'è Siligardi, stoppa, Siligardi! Oh, che parata! Che parata, che salvataggio! Il tocco è buono, cambio fascia, cerca Cerci, eccolo qui Cerci, la mette in mezzo e da solo Pazzini! Il pazzo! 1-0 e la Sverona si esulta, mamma mia, signori, subito 1-0, la sblocca. Ecco qui, Cerci la mette in mezzo, colpo di testa ed è 1-0. Eccolo qui Sanchez, subito si fa vedere, stop, pallone in mezzo, attenzione a Cerci, la palla rimane lì, pazzi. Cosa ha parato? Dovevamo vincere già 3-0. La scarica ancora sulla fascia, Mattiello la mette in mezzo, il colpo di testa che non arriva, spazza il difensore. Mamma mia Cerci, Cerci, palla deviata, calcio d'angolo, il 182esimo. Finisce il primo tempo, assedio Hellas Verona, c'è solo un aspetto negativo, non abbiamo chiuso ancora la partita. Iniziato questo secondo tempo, bravissimo Siligardi, ruba il pallone, attenzione, si accentra e passaggio a Cerci, palla deviata, Siligardi e ancora il portiere. Il tocco, il passaggio a Siligardi, Siligardi e la parata, incredibile, non ci posso credere. Il tocco, bene, la mettiamo in mezzo, sì, non c'è fuorigioco, non c'è fuorigioco, 2-0, Siligardi chiude la partita, forza Hellas Verona, forza, portiamo a casa oggi 3 punti in tutte e 3 le partite, avviciniamoci, mettiamo pressione a tutte le squadre che sono lì a combattere per la prima posizione, Juventus, Napoli e Inter, visto che nella scorsa partita ha fatto un assist incredibile, adesso entra Ganz e poi ci infiliamo Mancini al posto di Romulo. Ultima sostituzione, esce Mandragora, entra Viviani. Mamma mia, attenzione Cerci, tocco a Rodolfo Vera, passaggio a Ganz, Ganz benissimo, attenzione c'è spazio, il tocco a Siligardi, Siligardi fa una finta, si accentra Siligardi. Eh beh, lì ci poteva essere calcio di rigore, eh. Cosa ha fatto Mattiello in mezzo a due? Cosa ha fatto Mattiello in mezzo a due? Mamma mia, numeri, Cerci è stanchissimo, ma ci prova lo stesso. Fa una finta, il tocco, attenzione Mancini, Mancini! No! Grande Mancini! Finisce! Attualmente 2 partite, 2 vittorie, più semplice contro il Milan che contro il Bologna. Grande Hellas Verona. Il nostro prossimo avversario perde in casa 2-0 contro il Chievo Verona e il Napoli vince ancora in trasferta 2-0 contro il Torino, classifica. Sempre 10 punti di distacco dalla vetta, ma Napoli, Juventus e Inter combatteranno fino all'ultima giornata e chissà, combattendo ci infiliamo noi. La dirigenza dell'Hellas Verona ci manda un'email e ci scrive: salve Anechino, siamo davvero entusiasti dei progressi compiuti dal nostro settore giovanile, è riuscito a centrare l'obiettivo che ci eravamo prefissati, fai crescere i giocatori del nostro vivaio e falli giocare in prima squadra, ovvero parlano di Mancini. E adesso cerchiamo di portare la 3ª vittoria consecutiva in questa puntata contro il Frosinone. Questa è la formazione che affronterà il Frosinone con Leali, Supreen, Helander, Barzagli e Pisano, al centrocampo Sanchez, Pirlo e Greco, in attacco Luppi, Ganz e Siligardi, gioca titolare. I sostituti Lombardi, Ranocchia, Mattiello, Mandragora,
Romulo, Viviani e Pazzini non giocheranno proprio, riposeranno Caracciolo, Vera, Mancini, Cerci e infortunati ancora Di Francesco e Boci. Attenzione ragazzi, nel frattempo che vediamo la formazione del Frosinone, vi avverto che il Napoli ha già giocato e ha già vinto. Comunque il Frosinone si schiera con un 4-3-3, sarà davvero difficile arrivare in prima posizione quest'anno, il Napoli non si ferma più. Match iniziato, cerchiamo di tenere sempre 10 punti di distacco dalla squadra napoletana. Subito Hellas, subito Hellas, subito rigore non dato. Ok, il passaggio a Ganz, Ganz subito di nuovo per Siligardi, Siligardi vediamo se arriva e dai Ganz, dalla più piano. Cecchi, attenzione. Attenzione a Frosinone, lo stop, il tiro, ci ha provato, eh. Bravo, qui Barzagli che va via, Barzagli che ruba il pallone e scatta sulla fascia. Non l'ho mai visto nella realtà, attenzione, il tocco, vai! Ha parato Stuver? Il tiro di Ganz e la parata di Stuver. Bravissimo Pirlo che scarica per Siligardi, Siligardi, sbaglia il cross. Prova ad andare via, Siligardi ha messo il nostro, attenzione Siligardi, va via, attenzione c'è Ganz libero, palla deviata, ma si sta salvando sempre con le deviazioni il Frosinone, si sta salvando. Occhio al Frosinone che se ne va, attenzione, Supra si è fatto saltare ancora Frosinone, il tiro e... la paratona di Leali, l'azione non è finita, Barzagli butta in calcio d'angolo, che para Leali. No, mamma mia che buco, mamma mia Leali, signori. Tanto di cappello a questo portiere che ha fatto già due miracoli. Incredibilmente lì c'è un errore di Helander. Palla piena. Palla piena. Palla piena. Palla piena. No vabbè ragazzi, ho fatto l'intervento da dietro, ma ho preso la palla. Ho preso la palla pienissima. Andiamo a rivedere il replay, ancora sbaglio io. Ecco il replay, si gira, tocco la palla e tocco anche il piede, ammonizione, non espulsione, non è andato neanche con la gamba tesa, scatta, va via, attenzione, Siligardi si gira ancora, Siligardi ha un passaggio a Pirlo, Pirlo, salta l'avversario, Pirlo, Pirlo, e la para il portiere, giochiamo in meno adesso, pallone in mezzo, Pirlo, il colpo di testa di Supra e palla deviata, incredibile. Finisce il primo tempo, adesso devo sistemare la formazione perché giochiamo in meno e dobbiamo portare a casa una vittoria. Preferisco giocare con un centrocampo con soli due uomini, ma almeno in attacco possiamo far qualcosa. Supraien, Supraien, ancora lui, si gira, tiene il pallone, lo salta, attenzione, lo salta di netto, se ne va sulla fascia. Mamma mia, niente da fare, non ci sono spazi, ci sono pochi centrocampisti, tocco a Sanchez, c'è spazio, tiro! Mamma mia signori, 1-0, grande tiro di Sanchez, colpisce il palo e poi arriva Siligardi, 1-0, anche con un giocatore in meno, non so se c'era l'espulsione, me lo direte voi sotto nei commenti, so solo una cosa, l'Hellas Verona riesce lo stesso a vincere, anche con un giocatore in meno, grande Hellas. Questo è fallo da dietro, questa è espulsione. Questa espulsione, non quella mia. Attenzione, Mancini. Non lo ammonisce neanche. Non lo ammonisce neanche. Guarda il fallo. Guardate il fallo. Guardate, non l'ha preso il pallone. Questa era espulsione e non ha dato neanche l'ammonizione. Helander, il tocco, Sanchez. Eccolo qui, Romulo. Romulo crea superiorità. Sembra che è il Frosinone che gioca con un giocatore in meno. Pazzini! La para Stuver, quasi 2-0. Ganz trattenuto, ancora Ganz. Mamma mia come la tocca bene a Supraien, palo. Mamma mia che giocate, bellissima partita di Ganz. 4 minuti di recupero e il Frosinone cerca il gol del pareggio. Pallone in mezzo, il colpo di testa di Ranocchia. Arriva Pazzini che scarica per Siligardi e adesso perderà tempo l'Hellas Verona con Siligardi che se ne va sulla fascia. Ancora Siligardi che perde come sempre lo scontro fisico, ma finisce qui 1-0 grazie a un bellissimo tiro di Sanchez che colpisce il palo. Siligardi è nel posto giusto al momento giusto, 1-0 anche con un giocatore in meno, meno male
che l'espulsione è arrivata contro il Frosinone. Questi sono i risultati della 33esima giornata di campionato. La Juve vince in trasferta 2-1 contro la Lazio, la Roma perde in casa contro l'Udinese, il Bari continua a perdere in trasferta qui contro la Samp, la Fiorentina continua a vincere, l'Atalanta vince in trasferta contro l'Empoli, classifica. Ok, Napoli 80 punti, Juventus 78, Inter 74, Hellas Verona 70. 4 punti di distacco per la zona Champions League. E nella prossima puntata affronteremo il Torino, l'Empoli e la Lazio. Ma dovete supportare, dovete lasciare almeno 1000 like, così finiamo il campionato, perché mancano incredibilmente 5 partite al termine. Torino, Empoli, Lazio, Napoli. Possiamo decidere se il Napoli vincerà il campionato o no. E poi il Chievo-Verona. E finisce questa prima annata in Serie A dell'Hellas Verona. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supportate. E un bacione a tutti da PierDarkKnight91. Angelo! Chi è? Ha detto la mamma, e spende il gas prima di scendere. No. Ma vuoi andare a spegnere? Mo vado. Sono nonno. Nonno? Sono nonno!